Oggi in conferenza delle regioni abbiamo approvato tutte le regioni italiane l'accordo con lo Stato per quanto riguarda le maggiori risorse alle regioni per quanto riguarda la crisi economica e quindi di entrate anche del Friuli Venezia Giulia legata alla pandemia che si è tramutata drammaticamente in crisi economica. È stata una battaglia dura. Il Friuli Venezia Giulia, come sapete, al governo voleva assegnargli 430 milioni di euro, assolutamente insufficienti rispetto alle migliori entrate. Grazie a una battaglia di questa amministrazione regionale, e non solo, io devo ringraziare anche i parlamentari di questo territorio, in particolar modo i parlamentari della Lega, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia ed anche del Movimento 5 Stelle, siamo riusciti ad ottenere un risultato importantissimo. Siamo arrivati a 538 milioni di euro, più di circa 100 milioni in più, che ci auguriamo siano sufficienti, anche se certezze non ce ne sono, visto anche le drammatiche previsioni del PIL, c'è qualcuno che oggi vede certezza assoluta e così purtroppo non è, però è stata una battaglia in cui chi ha voluto difendere questo territorio ha vinto, per adesso, ripeto, una battaglia non ancora esaustiva, ma sicuramente soddisfacente. Leggo comunicati da parte di una parte dell'opposizione, non tutta, come dicevo, perché devo dire che il Movimento 5 Stelle è stato molto più serio di altre opposizioni, ma di altre forze politiche che improvvisamente sembra che il successo sia stato del governo o il governo sia stato del Partito Democratico. Così non è. Anzi, come avete letto dagli organi di stampa, non mi invento io, il Partito Democratico e anche in aula ha detto dovete accontentarvi di quello che vi dà lo Stato. Non è questo il concetto che ho di difesa del territorio. Non è questo il concetto che ho di difesa della gente del Friuli Venezia Giulia. Noi ci siamo battuti, abbiamo detto no quando volevano sottostimare le risorse da garantire al Friuli Venezia Giulia e abbiamo ottenuto questo risultato grazie a una battaglia seria di questa amministrazione regionale. Oggi improvvisamente, ed è forse simpatico dirlo, chi ieri ci accusava oggi si vuole prendere i meriti che loro non sono. Però è giusto, secondo me, che i cittadini sappiano con estrema chiarezza e trasparenza, chi si batte per il Friuli Venezia Giulia, chi difende le imprese, i cittadini, i lavoratori del Friuli Venezia Giulia e chi invece preferisce dire sempre sì signore, anche contraddicendosi, a chi sta a Roma. Ho voluto fare questo video perché vedendo anche la serie di menzogne che stanno emergendo da alcuni comunicati stampa, io penso sia utile rimarcare la verità perché i cittadini dopo scelgono liberamente come amministriamo o come chi è chiamato a fare l'opposizione fa l'opposizione, però devono fare questa valutazione partendo dalla verità e non dalle menzogne. Continuiamo a combattere per il Friuli Venezia Giulia, questo è un piccolo passo, non è il passo esaustivo, lo ribadisco, però un piccolo passo che va in avanti, non indietro, come invece qualcuno voleva farci fare. Grazie.